Amici telespettatori, ci siamo, eccoci con Polifemo, un Polifemo ritornato nella sua versione dibattito. Beh, ovviamente abbiamo avuto il periodo natalizio e abbiamo voluto così stemperare un po' la tensione attraverso quelle tradizioni, quei ricordi, diciamo, di eventi tipicamente natalizi. Un diversamente Natale. Era giusto così perché, ripeto, già il clima è quello che è. Oggi un dibattito incentrato sulla realtà di Taranto, una Taranto immersa tra il Covid, tra la questione ex Ilva e, perché diciamocelo anche, una Taranto che aspira a diventare capitale della cultura. È una boccata di ossigeno, ma vedremo poi fino a che punto è tutt'ora quello che luccica relativamente a questa aspirazione di Taranto, legittima, auspicabile. Presentiamo i nostri ospiti. Tiziano Ricci, imprenditore nel settore della ristorazione, lo abbiamo invitato perché ci potrà parlare delle pesanti conseguenze derivanti dalle restrizioni inerenti alle misure anti-Covid. A seguire Mimmo Cotugno, consigliere comunale di Taranto, bene comune, articolo 1, in rappresentanza ovviamente del centro-sinistra, e l'avvocato Gian Domenico Pilolli, coordinatore provinciale di Taranto di Fratelli d'Italia, in rappresentanza appunto del centro-destra. Quindi un imprenditore e i rappresentanti di centro-sinistra e il rappresentante di centro-destra. E allora, andiamo subito in medias res. E allora, Ricci, qui tra vari colori, le regioni che cambiano colore un giorno sì e l'altro pure, io sinceramente ho perso veramente la configurazione dei colori, perché si impazzisce. Ora sta uscendo anche la zona gialla rafforzata, non bastava quella gialla rafforzata, tra poco avremo le varie sfumature, un po' come quando si va comprare la pittura, no? Ci sono varie sfumature, varie nuance, usando un termine francese. E allora, Ricci, come si vive, come dire, col freno a mano molto tirato? Buonasera Luigi, innanzitutto ti ringrazio per questo invito e volevo fare una premessa, ringraziare tutta la città di Taranto per il grande sostegno che stanno dando a mio nipote Federico, il bambino affetto da asma 1, una patologia molto rara, con le tantissime donazioni e sostegno che stanno dando tutta la cittadinanza per riuscire ad acquistare il farmaco e soprattutto volevo anche ringraziare i politici, senza guardare nessun colore politico, che si stanno interessando a cercare di trovare una soluzione per mio nipote. Quindi volevo fare questa premessa, un grande ringraziamento e un continuare nel sostegno al bambino, perché anche è molto perché, importante. Ricci, il contributo di ognuno può essere anche un centesimo, può essere anche una goccia. Assolutamente, assolutamente. Tante gocce formano l'oceano. L'unione fa la forza, è sempre stato così. E allora, quindi, intanto un appello perché questo incubo che sta vivendo il piccolo Federico, che forse inconsapevole, e la famiglia, i genitori soprattutto, la città di Taranto, sappiamo che i tarantini possono avere tanti difetti, ma hanno un cuore grande. Sì, quindi ci vero. Appelliamo a questo grande cuore. Allora Ricci, come si sta vivendo? Quindi il discorso delle zone a colori, delle regioni a colore, è un qualcosa che ho sempre criticato fin dall'inizio e che ha dimostrato, a mio avviso, ancora di più l'incompetenza di questo governo e l'inadeguatezza, a mio parere. Però purtroppo noi da commercianti, imprenditori, piccoli imprenditori, possiamo soltanto stare fermi a guardare, non possiamo fare altro, perché ogni forma di protesta viene comunque sia in un certo qual modo snobbata. Il danno che hanno creato alle nostre categorie, ma non soltanto alla ristorazione, io ora parlo per quanto riguarda la mia categoria, però il danno è stato generale, perché logicamente se non lavora una categoria è tutta una conseguenza, ma soprattutto io credo se non paghiamo le tasse, perché logicamente se non si lavora non si possono pagare le tasse, se non paghiamo le tasse prima o poi tutto il sistema collasserà, quindi non so fino a che punto potrà andare avanti questa situazione. La ristorazione, per quanto riguarda
alle ore 18, come per i bar, scocca il Big Ben. Ancora di più una barzelletta, perché non, è incomprensibile come un virus possa essere presente la sera e non presente a pranzo. Quindi A orari. a orari, come si attacca a orari, si attacca a giorni, si attacca a mesi, cioè mi sembra un qualcosa di inverosimile. Quindi non lo so, io credo che si potevano prendere delle misure sicuramente contenitive di sicurezza molto diverse e che permettevano di lavorare come stanno facendo in altri paesi del mondo dove stanno lavorando, dove logicamente la sanità funziona in un certo modo e logicamente si possono permettere di lavorare e contemporaneamente soddisfare i problemi della sanità. Io credo che il discorso degli orari, delle chiusure ha definitivamente ammazzato il nostro No, perché settore. Ricci, il problema non è solo la zona gialla, la zona rossa, questi aspetti paurosi, perché poi il 7 e l'8 si ritorna gialli, prima si era arancione, cioè, prima si era rossi, poi arriverà la zona gialla rinforzata, poi potrebbe auspicarsi una zona bianca, cioè non c'è neanche per voi operatori, penso al ristoratore che deve organizzare un pranzo, deve organizzare e non sa più, una cena, non sa più da dove cominciare. Dice: ma io tutta la materia prima, le materie prime che acquisto, cosa faccio? Le compro, non le compro? È perché da un momento Esatto. all'altro salta il banco. Esatto, ma ancora di più questo dimostra proprio inadeguatezza e incompetenza, perché non sanno che dietro al mondo della ristorazione c'è organizzazione, programmazione e purtroppo non si può lavorare in questo modo, non si può, ma soprattutto alcuni ristoranti che aprivano la sera non possono improvvisamente aprire a pranzo, perché se è stato sempre un lavoro serale, non puoi far aprire a pranzo. È tutto un discorso, ma ci sono tanti dubbi che aleggiano intorno a queste decisioni, perché comunque sia è stato dimostrato che il Comitato Tecnico Scientifico del Governo si era espresso contrario alla chiusura dei nostri locali, del mondo della ristorazione. E invece il Governo ha autonomamente scelto di continuare verso questa strada. Quindi non sappiamo cosa ci possa essere alle spalle, perché francamente a noi, come a tutti quanti, era stato detto prima dell'estate che iniziava la terza fase. La terza fase era quella della convivenza col virus. Come ripeto, si sta facendo in gran parte del mondo e invece così non è stato. Siamo tornati al punto di partenza e quindi ancora di più vedere alcuni paesi nel mondo che ritornano gradualmente alla normalità e noi che sembra che stiamo ancora al punto di partenza è un qualcosa di aberrante, un qualcosa che non ci permette neanche di programmare il futuro, ma soprattutto io mi preoccupo per i nostri figli. Che futuro avranno? Perché in questo modo non ci può essere futuro. Mimmo Cotugno, come non dare ragione, non entro nel merito, ma non dare ragione alla situazione di assoluto disagio che vivono appunto i commercianti. Ieri camminavo per strada e notavo lo stop, no? Alle 18 per i settori del bar e della ristorazione, cioè si potevano solo. Parlo di ieri, appunto. Qui siamo in registrazione giorno 5, ieri 4 gennaio. Notavo, ero in via di Palma, mentre i bar dovevano dalle 18 in poi solo limitarsi, chiudeva il loro alle 18 scattava il gong, vedevo che per la città, per via d'Aquino e via di Palma, tranquillamente c'erano capannelli di persone, c'erano assembramenti proprio a pochi metri dai bar. I bar dovevano chiudere e chiaramente le persone invece si assiepavano tranquillamente. E vorrei tornare anche su questo fatto dei colori che sono cangianti, ma non è una battuta o voler ironizzare, perché c'è poco da ironizzare su una situazione del genere. Il fatto che l'operatore commerciale non sa più che pesci prendere, non sa più da dove iniziare, impazzisce. E dietro l'imprenditore, perché non c'è solo l'imprenditore, dietro l'imprenditore ci sono i dipendenti e dietro i dipendenti ci sono le famiglie con i bambini. Prego, Cotugno. No, mi rendo conto che mi trovo di fronte stasera gente molto competente e molto adeguata a condurre una lotta che è mondiale, che è quella contro il coronavirus.
ho sentito parlare di un governo inadeguato e incapace, se non vado errato. Studi, poi vorrei comprendere quale istituto superiore della sanità ha detto che non c'era. Ah, forse quella persona che qualcuno ha invitato a Taranto, qualcuno ha invitato a Taranto in quel di Via Vignogna a dire che il virus era tutta una chiacchiera. Questo non c'entra. Consiglierei, c'entra. Questo non c'entra assolutamente nulla. Io ripeto, il comitato tecnico scientifico. Io non sono intervenuto. Vabbè, Ricci, facciamolo cortesemente, parlare. Facciamo parlare. Non sta Ricci. In via Vignogna con quel signore, che alzava il popolo. Pochi fessi. Vabbè, loro non sapevano il contenuto di quello. No, vabbè, ma già nel momento in cui ci invita. Andiamo ai fatti. Perché ho sentito dire che la pandemia è un problema tutto italiano. Scusate, ma come gestione, cattiva gestione. No, io parlo, America vi dice qualcosa? Stati Uniti d'America vi dice qualcosa? Inghilterra vi dice qualcosa? Francia vi dice qualcosa? Germania? Ma c'è televisione, vedete, lo dico da radio così ci capiamo. Cioè, questo significa o da una parte essere negazionisti, e francamente sono nessuno è negazionista. Neanche l'1%, e quindi gli idioti sono negazionisti. Vabbè. Chi è negazionista idiota? Si batte le mani a un idiota su Via Vignogna. Se permetti, quelli che hanno battuto le mani sono idioti. Vabbè, cosa c'è da Via Vignogna con le restrizioni, con i commercianti che vogliono dicendo, di farle? Ho parlato di negazionismo. Poi andiamo alle restrizioni. Qua non si tratta di colore bianco, rosso, verde. Si tratta di comprendere come noi dobbiamo affrontare la situazione Covid, che è mondiale. Qualcuno... quando si paventava soluzioni tipo quella cinese, che bontà loro hanno anche festeggiato... Sulla Cina ci sono molti misteri. Ci sono molti misteri, ma i molti misteri stanno un po' dappertutto. In Cina non c'è la democrazia. Appunto, là non c'era la democrazia e difatti hanno chiuso il focolaio, un'intera città. Non è che dobbiamo diventare come i cinesi. No, assolutamente. No. Non è per questo, non è certo questo. Però dobbiamo combattere. Perché poi ho sentito parlare, a fine estate qualcuno ha detto che avremmo convissuto ci con sarebbe, si sarebbe dovuto con convivere pandemia. Con il tant'è virus. Vero che faccio l'esempio di Taranto, visto che quei giornali non si leggono e tanto meno non si vedono le televisioni. A fine giugno stavamo a 250 contagiati fra Taranto e provincia, sbaglio Pilorni? Adesso quanti siamo? A 12.000 fra Taranto e provincia? 12.000 fra Taranto e provincia? Prego, fai finire, perché non è che... Prego. Allora, qui si tratta di comprendere come bisogna agire. Allora, i problemi degli assembramenti, comunque la si faccia, la si sbaglia. Perché se provi a fare a evitare gli assembramenti sei antidemocratico e abbiamo necessità per forza di convivere. Io ho visto, non faccio l'esempio di tanto, ho visto di gente a Milano, che non è che stanno tanto meglio di noi, a Milano che nel momento in cui sono andato a farsi la pizza a tavolino, tête à tête con gli amici, avevano riconquistato la libertà perduta, tranne poi avere focolai numericamente consistenti, che hanno creato il problema a tutto quanto il resto, a tutto il ciclo produttivo, a tutto il ciclo produttivo sul quale si è provato a dare una mano, perché il più delle volte noi ci siamo trovati di fronte a situazioni abbastanza particolari, perché io ho parlato in questo periodo con commercianti, con coloro i quali hanno subito realmente il problema del Covid.
Beh, Ricci qualcuno, è uno che lo, più la sta vivendo. Più di qualcuno. Ricci come tanti stiamo altri. Stiamo parlando di una categoria. Beh, io sto parlando dei commercianti in generale. Sì, ma il commerciante che chiude alle 21 non è il ristoratore che chiude alle 18. Ma la ristorazione... Ricci, le pizze la sera si mangiano, non a mezzogiorno. Ricci l'ha appena detto che la ristorazione parte sul tardi. Altrimenti, e poi perché ci lamentiamo, però... Quando vediamo assembramenti a Via d'Aquino e Via di Palma... Le forze dell'ordine, qual è la responsabilità delle forze dell'ordine? Che cosa devono fare? Devono dire non entrate da Ricci che sta aperto alle 9? No, devono far evitare gli assembramenti. No, e come fanno a far evitare gli assembramenti? Se Ricci sta aperto alle 9? No, Ricci ci chiude alle 18. Perché è presente. Se tutta quanta una serie di... Allora, io ero uno di quelli che avrebbe gradito che il comune di Taranto non avesse messo proprio le luminarie questa. Ma sai perché? Per non dare la scusa a coloro i quali hanno fatto le passeggiate creando quel casino che si è creato. Ma non credo che siano state le luminarie. Non è questione di illuminare, no, che la gente durante il periodo natalizio esce per comprare i regali e per passeggiare. Ha bisogno di uscire, giustamente, ha bisogno di tutto. Ma il problema c'era, Il problema non l'ha debellato ancora nessuno. Se è vero, adesso sono arrivati, adesso stiamo iniziando una vaccinazione e ce la porteremo per un anno. Ecco, la interrompo un attimo. L'assessore Fiore, Tommaso Fiore, sì, già assessore alla sanità del governo Vendola, dell'amministrazione Vendola, e quindi credo ideologicamente vicino a lei, diciamo, della sua parrocchia politica, ha attaccato duramente il governatore Emiliano dicendo il via libera, il tutti liberi di quest'estate ha prodotto questi risultati. Tommaso Fiore, stiamo parlando di un medico di una eccellenza, non dell'ultimo arrivato. Scusa, posso interromperti? L'ha detto lui che è di sinistra. Sono d'accordo con Tommaso Fiore, ma vogliamo vedere le spinte che c'erano da Emiliano, da parte di tutti. Ma Emiliano deve decidere. Perché si ripartisse. Deve decidere se allora, essere carne o pesce. Poi nel caso non si decideva, come errando e sbagliando, lo sottolineo, sbagliando, ha fatto i liberi tutti, sarebbe stato quel governo cinese antidemocratico che toglieva la libertà. Okay. Non dimentichiamo, no, mi fai finire. C'era da parte del governo il bonus vacanze. Guardate, io non l'ho sfruttato il bonus vacanze. Cotugno, perché in vacanze per sicurezza non ci sono. Ho capito, andati. Ma quello abbiamo coloro i quali. Ma non ha funzionato proprio il bonus vacanze. No, no, ha funzionato. Poco ti posso assicurare che c'è gente che ha preso il bonus vacanze, il bonus spesa, il bonus tutto, e si è preso tutto quanto quello che era possibile prendere. Così pure per quanto riguarda i commercianti, io dicevo, ho parlato con qualche commerciante, con qualche ristoratore e quant'altro. Il fatto che tanti di loro, alcuni di loro, perché poi se la massa fosse stata tanto compatta, io ho visto pochi pezzi, fosse stata tanto compatta, perché io ho visto gente anche della ristorazione che è continuato a lavorare, e non posso fare esempi perché fare pubblicità, lavorando con l'asporto, lavorando con la consegna a domicilio, guadagnando comunque 4 soldi. Grazie, non lo so. Non si può paragonare l'asporto a stare seduti a tavolino. C'è un po' di differenza. Sicuramente almeno un dimezzamento, sicuramente almeno. Però la possibilità di poter avere un aiuto economico da parte del governo, che ci hanno provato a fare quello che era possibile, naturalmente utilizzando i fatturati dell'anno precedente, perché tutto il problema stava sui fatturati dell'anno precedente, perché tanta gente che l'anno precedente per un motivo o per l'altro non avevo granché di fatturazione. Vabbè, ma non è che dobbiamo fare, fino all'anno precedente quella stessa gente che poi non aveva fatturato girava con macchinoni, girava con, quindi di conseguenza
Forse in questo caso andiamo da Filoni perché che stai religioso silenzio. La pandemia ci ha proprio aiutato. Però dopo vorrei ribadire. A vedere un pochettino la situazione anche economica italiana. E allora, Pilolli, il centrodestra vive questa realtà, Fratelli d'Italia appartiene certamente all'ala diciamo più incisiva, più dura, no? Rispetto magari a certe posizioni un po' ambigue talvolta di Forza Italia, però si potrebbe anche dire, beh, in una situazione così incredibile, pazzesca, non è che si possono fare miracoli, è molto facile stare all'opposizione e dire avresti dovuto fare così, dovresti fare così, dovresti fare colì, quando invece è un problema che l'umanità intera non prevedeva. È facile e bello fare l'opposizione, come facevano una volta i 5 Stelle. Beh, però credo che stiamo dimostrando... Cioè, quale sarebbe stata la ricetta del centrodestra, la ricetta di Fratelli d'Italia? Perché la situazione c'è, è inutile negarla. Ristorare i ristoratori, per esempio? Ma noi stiamo dimostrando con correttezza di non strumentalizzare questo momento storico, perché non credo che ai ristoratori, perché oggi è presente un responsabile di questo settore, quindi conosce bene i problemi del suo settore, ma andare oggi a rintuzzarsi con chi governa e a non dare delle risposte in termini di concretezza ai cittadini, questo interessa poco, direttore. Lo sa perché, Luigi? Perché alla fine, in questo momento storico, al quale non era preparato nessuno in tutto il mondo, bisogna rispondere con una celerità nei risultati, per cui se si sbaglia una ricetta bisogna sostituirla in tempo reale. Abbiamo fatto bene a sottolineare che sono stati dei provvedimenti che si sono alternati così velocemente e così in contrapposizione che è proprio come stava dicendo chi mi ha preceduto, chiudere i ristoranti non ha prodotto una diminuzione dei numeri, perché qualche mese fa nella nostra provincia eravamo la provincia con il più basso indice di percentuale di affetti da Covid. Chiudendo i ristoranti non è che abbiamo mantenuto quei livelli, anzi si è perso di vista, e non solo nella nostra provincia. L'abbiamo mantenuti mantenendo la chiusura fra marzo e giugno. Certo, però se poi il nostro governatore ha invitato nella nostra regione a venire a trascorrere le vacanze tutto il mondo, beh, allora ci dobbiamo un attimino interrogare se quella è stata un'iniziativa corretta, no? Quindi se quello è un errore, dobbiamo dire quello è un errore, al di là dello schieramento politico, come già detto, come correttamente stiamo facendo in questa sede, perché in questa sede, credo, e in tutte le sedi politiche, la gente si è scocciata di vedere un rimbalzo di responsabilità al cittadino e soprattutto all'imprenditore. La politica deve riuscire a dare un'indicazione di percorso univoca, altrimenti se li facciamo spendere dei soldini, e li hanno spesi, gli imprenditori li hanno spesi, i ristoratori si sono dovuti adeguare a delle normative, a dei decreti ministeriali, non neanche ministeriali, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che molto probabilmente ha perso un attimino il lume della ragione laddove ne ha fatto uno dietro all'altro, non rendendosi conto che ha confuso le idee a chi gestisce giornalmente non solo il settore della ristorazione, ma un po' tutto quello che è l'economia. Poi mi trovi d'accordo quando dici che gli assembramenti la fanno da padrone, che non sono state gestite con correttezza tutte le altre normative che avrebbero potuto evitare, tralasciando la sanità, che in questo momento purtroppo la possiamo anche assalire, così come si sta facendo in questo momento con i nostri presidi ospedalieri. Ma anche loro si sono trovati in un momento storico a dover fronteggiare un'emergenza per la quale non erano pronti. Però se oggi andiamo a portare all'attenzione nazionale la nostra città solo in negativo, non stiamo facendo un servizio buono, perché poi ne parleremo quando tu hai sottolineato che della trasmissione parleremo anche di cultura, dell'aspirazione e a diventare tanto capitale della cultura di questa città. Noi purtroppo siamo molto bravi a porre in evidenza le nostre negatività. E in questo momento storico, invece, soprattutto il governo, ma anche l'opposizione, ha l'obbligo di dare delle risposte a chi giornalmente vive questi problemi. Quando tu hai sottolineato che dietro un ristoratore
ci sono i camerieri, ci sono quelli, i fornitori. Poi se, qui stiamo parlando della piccola ristorazione, ma se ci spostiamo sulla ristorazione, penso ai matrimoni, lì è successo un macello. Una catastrofe. È una catastrofe dal punto di vista economico, dalla quale è difficile che si potrà riprendere tutto il sistema economico italiano. Perché poi è vero che dobbiamo guardare oltre Alpe, dobbiamo guardare in America, dobbiamo guardare come stanno gestendo le altre economie mondiali, perché dobbiamo iniziare a vedere come ce ne possiamo uscire da questo baratro. Se pensiamo che la Cina oggi ha ripreso un percorso inverso e sta avendo uno sviluppo del proprio prodotto interno lordo impressionante, allora incominciamo a ragionare che cosa è successo su scala mondiale, perché l'economia la leggiamo su scala mondiale e ci dice e ci dà degli indicatori. Se la leggiamo su scala locale, e noi ci dobbiamo interessare anche al problema, noi politici dobbiamo interessare anche al problema del singolo ristoratore, gli dobbiamo dare un'indicazione certa, perché se gli diciamo fai questo, fai questo, fai questo e poi chiudiamo quell'attività, certamente al di là di chi è scorretto, perché poi non possiamo fare tutto l'erba un faccio, c'è chi è stato scorretto, c'è chi, come in tutti i mestieri, non solo nella ristorazione, c'è chi evade, c'è chi si comporta correttamente, noi dobbiamo prendere come riferimento l'imprenditore corretto, e io all'imprenditore corretto devo dare una linea univoca, e se gli dico che ha sbagliato la politica a invitare nella nostra regione a venire a trascorrere le vacanze senza rispetto a alcuno di chi invece era stato costretto, e parlo di tutti i lavoratori autonomi, a stare chiuso in casa, e noi siamo stati chiusi in casa per mesi, e abbiamo fatto dei salti mortali per portare avanti le nostre famiglie, perché il lavoratore autonomo è stato bloccato anche dal punto di vista... Diciamo pure che ci siamo richiamati i nostri figli... No, perché quella 600 euro è un'elemosina. Sto parlando, ci siamo richiamati. No, ma dico le partite IVA con le 600 euro è un'elemosina. Però noi abbiamo fatto fare dei sacrifici a tutta una fascia di popolazione. Il nostro stato sociale, cioè la nostra provincia ha retto. La nostra forza, se qual è? Che fortunatamente la struttura economica della famiglia italiana e soprattutto di quella meridionale era strutturata sul risparmio, e quindi siamo riusciti a sopperire in questo momento storico a tanti mesi che ci hanno messo al riparo da andare a trovare i soldi dove. Avevamo i risparmi e abbiamo messo a frutto quelli. Fortunatamente abbiamo la cultura della casa di proprietà, e quindi, ma non tutti anche qui vivono questa facilità e questa comodità di intervento economico personale. Noi interessiamoci purtroppo di quelle persone che in questo momento stanno vivendo una situazione nella quale non riescono neanche a portare a casa l'elemento essenziale che è il mangiare. Ecco perché dobbiamo insieme, come nazione, come provincia, concertare una soluzione. L'andare a frizionare in un momento che già è di per sé difficile non credo che ci faccia bene. Cerchiamo invece di individuare un percorso di serietà comportamentale, e purtroppo Emiliano era in campagna elettorale e in quel momento storico l'ha vissuta la campagna elettorale. Questo mi fa arrabbiare che purtroppo abbiamo scusa la battuta, Emiliano era in campagna elettorale. Due mesi prima Gallina aveva vinto le elezioni, in Lombardia avevano vinto le elezioni, e la Lombardia è stato lo sfacelo per tutti quanti. Quindi non si tratta di... No, perché le prime operazioni lombarde erano... apriamo tutto, non dimentichiamo questo. Ma io non lo so se è stato lo sfacelo e io... No, parlo di sfacelo riguardo al Covid. Se parliamo di struttura di Covid e di percorso, e parliamo di imprenditorie, parliamo di settori, ogni settore sta vivendo le sue particolarità. Sì. Se parliamo di scuola, ancora di più. Quindi, voglio dire, sono settori che sono stati... No, perché quando parliamo della scuola e riaprire la scuola è una follia. Stiamo dando... Significa solo fingere che ci sia la normalità, quando la normalità non c'è. Il problema non è la scuola, il problema dei trasporti, perché i due terzi usano i trasporti. Sì, ma l'accavallarsi di problematiche, purtroppo, per chi... Ecco perché non mi va di distinguere oggi l'Italia tra... L'Italia e soprattutto noi che oggi stiamo qui dialogando per cercare di comprendere
io vorrei stasera andarmela qui e dare e poter dare una risposta in termini di positività a chi ci ascolta, ma soprattutto a chi sta vivendo questi problemi. Io sono un lavoratore autonomo e quindi anche io potrei parlare dei miei dei problemi della mia categoria, ma siccome conosco bene quello di cui sta parlando il signor Ricci, io dico, fermiamoci un attimo a riflettere come dare una mano a chi sta vivendo, a chi sta vivendo questo problema, e invitiamo, così come stiamo cercando di fare, senza questo accredine sì, che non serve più a nessuno, cerchiamo di dare anche a livello regionale, perché noi abbiamo purtroppo in Italia una legislazione concorrente, abbiamo delle normative a livello nazionale che si devono andare a incastrare poi con una legislazione regionale che in questi momenti sta creando solo confusione, perché il grido di dolore che io ascolto è la realtà, perché l'imprenditore che ha acquistato perché non sapeva se poteva o meno aprire il proprio esercizio commerciale e che se in caso di apertura doveva avere il materiale a disposizione per poter, doveva dare il distanziamento perché era stato prescritto, doveva comprare per non parlare anche le palestre. Le palestre si erano attrezzate e sono morte, sono state uccise. Le palestre sono state uccise, cioè dopo che hanno investito in misure di verificare, no, una economia degli anni precedenti. Per cui siamo attenti in questo momento, cerchiamo di andare tutti nella stessa direzione, politica e imprenditoria. Ricci voleva... Sì, volevo un attimino rispondere al signor Cotugno, che prima si è un attimino alterato parlando, giusto per precisare, non sono negazionista, è inutile che torno sulla vicenda di Via Mignogna che è già stata ampiamente spiegata e dove abbiamo anche un testimone oculare, quindi è diciamo che lì c'è stato un errore di inesperienza da parte vostra. Non sono un organizzatore, c'è stato l'errore perché si conosceva però lo spirito dell'iniziativa. Io non lo conoscevo, è stata un'esperienza giusto per precisare, non si può mandare, perché io in questo preciso istante mi sento di difendere quella manifestazione che c'è come stata come spirito perché è durata 1:20 e non si può per 1:20 di espressioni di disperazione di commerciali che non erano negazionisti assolutamente buttare all'aria tutto per 5 minuti in cui ha parlato di follia in cui ha parlato una persona che io personalmente ho detto a Ricci, giusto per precisare, per quanto riguarda la comunicazione, essendo per voi la anche prima volta che si organizzava una manifestazione, c'è stata una grossa inesperienza. Esatto. Avete condannato le espressioni così folli, deliranti del medico negazionista, ma lo spirito era il grido di dolore dei commercianti. Esattamente, quindi questo è già stato ampiamente spiegato. Poi volevo un attimino scendere nel particolare, che è il CTS, quindi il Comitato Tecnico Scientifico che ha formato questo governo, che sta agli atti, che aveva espresso parere negativo alla chiusura delle attività di ristorazione. Questo è ufficiale, non è che lo sto invitando, Comitato Tecnico Scientifico. Poi ci sono degli atti che proprio in questi giorni il senatore Siri ha depositato, in cui ci sono degli studi scientifici effettuati, in cui si dimostra chiaramente che nelle attività di ristorazione i contagi sono dell'1,3% rispetto a qualsiasi altro luogo. Ancora peggio sarebbero stati i pullman, i mezzi di trasporto e quant'altro, quindi non aveva neanche senso dire ok, al 50% puoi salire sul pullman, ma il ristorante è chiuso. No, sarebbe stato più coerente, più logico fare il 50% nel pullman, 50% nel ristorante. Non che il ristorante lo chiudi completamente e invece la gente può andare dove vuole liberamente, primo. Secondo, il fatto dei fatturati. Io, chi mi conosce sa che nelle mie attività faccio lo scontrino anche alla mosca che viene per mangiare la briciola. Quindi i fatturati ci sono. E il paragone che lei ha fatto con i paesi di tutto il mondo è corretto. Il Covid c'è ovunque, ci mancherebbe altro. Mica non esiste. Esiste, sono tutti i miei parenti, quindi. Ma il problema sono le percentuali che i paesi riconoscono ai commercianti. I ristori sono differenti. In Germania ci sono 5.000 euro. In Germania, io ho tanti colleghi con i quali mi sento tutti i giorni, hanno preso per il mese di dicembre il 90% del fatturato.
noi dobbiamo ancora averlo e avremo il 20%, che per lo Stato corrisponde al 200% di quello che abbiamo dovuto aprire, che sarebbe il 20%. Cioè, con quelle somme, un'attività di ristorazione non copre neanche le spese. Ok? Giusto per essere precisi. Quindi non si può paragonare tutto il mondo all'Italia. Che poi, se tu, l'Italia vuole, se c'è, scusami, l'evasore c'è ovunque. L'evasore, se c'è, io lo condanno, perché io non sono mai stato l'evasore, quindi se c'è lo condanno. No, in ogni categoria. In ogni categoria, ma in ogni modo, se c'è, lo condanno. Ma in ogni modo, non ci si può paragonare a tutto il mondo se l'Italia non corrisponde alle stesse cose come tutto il mondo. Non puoi parlare di Germania se non ti adegui a ciò che fa la Germania, e non puoi neanche prendere le stesse misure di sicurezza che prende la Germania, perché la Germania le persone le fa chiudere in casa, sì, ma le mantiene profondamente, come ha fatto l'America. Trump ha fatto una cosa, ora senza guardare colore politico, attenzione, Trump ha fatto una cosa eccezionale. Trump è stato l'unico presidente nella storia degli Stati Uniti che ha unito repubblicani e democratici, ha fatto stanziare 2.000 miliardi di dollari per mantenere la gente in casa quando c'è stato il primo attacco di pandemia. Cioè, quindi non paragoniamo l'Italia a ciò che è successo nel mondo. Primo. Secondo, il signor Cotugno prima ha fatto un paragone paragonando i contagi che c'erano a inizio estate, quindi giustificando il fatto che ci tornava una convivenza col virus, a oggi. Ma a inizio stavano 20.000 tamponi, 30.000 tamponi in Italia. Oggi ne abbiamo 200.000. Oggi si vanno a cercare anche gli asintomatici. A inizio estate non era così. Se avessero fatto lo stesso lavoro a inizio estate, oggi, a inizio estate, noi avremmo avuto gli stessi identici dati di oggi. Perché c'è tanta gente che ha il Covid ed è asintomatico. Io ora riporto delle parole che tutti quanti possono andare a vedere, che ha detto il professor Palu, presidente dell'AIFA, quindi non uno squinquernato qualsiasi. Il professor Palu ha detto che per una malattia come il Covid, che ha una mortalità dello 0,00026% e ha una e ormai ad oggi si manifesta nel 95% dei casi senza sintomi, quindi non sviluppano la malattia, è incomprensibile avere ancora lo stato d'emergenza e chiamarla pandemia, perché il Covid è un virus pandemico come tutti i virus influenzali. Non lo sto inventando io, qualcuno ha detto che non era negazionista. Mi sta facendo l'elenco dei negazionisti. Sta negando il virus, caro signore. Ha avuto morti in famiglia per Covid. No, ma ho avuto parecchi contagi. E io ho avuto morti in famiglia per il Covid. Quindi non le permetto di conteggiare i miei morti. Vabbè. No. Su conteggi ha riportato strani, i dati, che qualcuno può parlare. No, vabbè, ma ci è. Ha riportato ma i dati. Ma di chi? Pure quello che è venuto quella sera a Via Vignogna ha riportato forse dati. Non ha capito. Non so di cosa. Riportato. No, io capisco bene. E chi è Palu? E capisco pure bene dove si vuole andare. Senti, ma io non so chi sia Palu. Il presidente dell'AIFA. Ma stai scherzando? Cos'è l'AIFA? Chiedo scusa. Cos'è l'AIFA? L'associazione? No, è l'ente del farmaco italiano. L'ente del farmaco. Che non ha nulla a che fare... Con che cosa? Con... Che ha autorizzato i vaccini in Italia? Ma sta scherzando? Cioè, forse non... Il professor Palu, il presidente allora, dell'AIFA. Nel momento in cui lei continua a dire che il presidente dell'AIFA dice non c'è non c'era bisogno di... No, attualmente, no, ha detto attualmente non c'è bisogno di questo. Attualmente non c'è bisogno dello stato. Assolutamente no. Ma me lo dà per... sono chiari. Allora me lo da, mi dà per iscritto dove sta il cedente. Ma dove sta? No, no, provvederemo a mandare. No, Ricci si impegna a mandare l'invito. Vabbè, è la posizione. No, la libido. La libito è fare un conteggio con lo 0,000 di mortalità su questo. Allora, comunque, dati ufficiali. Sono dati ufficiali. Sì. Riportati dal professor Palu. Va bene. Io prendo atto delle dichiarazioni di Ricci. Io prendo atto di altre fonti ministeriali. Ecco. Correttamente. Prendo atto di altre fonti ministeriali ufficiali. Allora, Cotugno, c'è però un aspetto, ora al di là di questo. Poi è opportuno... si dice che non sia negazionista.
Caspitina. Io non sono negazionista. Cioè, continuiamo neanche io. Cioè, poi mi si dice che non siete negazionisti e che era tutto un caso e stiamo ancora dicendo comunque non abbiamo il problema. Ma il problema c'è. Lui ha detto non era il caso di lasciamo stare. Che c'è il problema? Lasciamo stare. Io mi sono limitato a riportare la conferenza stampa pubblica che ha fatto il presidente dell'AIFA. Scusa, lui dice giustamente il presidente dell'AIFA non è l'ultimo arrivato. Va bene, però ma stiamo scherzando. Andiamo avanti. Comunque è opportuno riprendere queste dichiarazioni, questi dati e poi eventualmente discuterli anche successivamente. Allora, ne parlerò anche con il ministro della sanità. Perché se ha un incapace o un incompetente nel giro che consiglia sarebbe gravissimo. Sarebbe gravissimo. Beh, ma d'altronde era stato nominato commissario in Calabria un negazionista puro. Un negazionista puro. Che diceva buttate le mascherine, non servono a niente. Nominato dal governo italiano. Non e poi lui ci vuole un attimino. Permettimi di puntualizzare questa cosa. Però dobbiamo, siamo un po' in ritardo. Questa è una cosa che vale per tutti. Il discorso della parola assembramento. Vedere gente passeggiare in mezzo alla strada non è assembramento, quindi no, giusto per precisare questa assembramento cosa, quando c'è una calca. Perché la gente passeggiare è una cosa. Il centro sembra anche pieno. Che noi 4, 5, 10 ci assembliamo, la gente, troppo la gente si è limitata a fare quello che gli ha permesso di fare il governo. 3.000 persone tutte su due angoli a Taranto, non è assembramento. Beh no, vabbè, via d'Aquino e via di Palma è stata gestita male. È stata gestita male da Polizia Municipale e da Forze dell'Ordine. Le cose vanno dette, Gestita male in che senso? Come modo, modalità di evitare gli assembramenti. Ma io vorrei comprendere. Non è che devono venire, devono camminare col calasso, vorrei per carità di Dio. Però se non c'è l'intelligenza umana che fa sì che non si crei quell'assembramento. C'è qualcuno che deve controllare. Ma in che senso deve intervenire? Multando? Ma abbiamo veramente bisogno. Per persone intelligenti quali pensiamo di essere, di aver bisogno di uno stato di polizia non si tratta di stato di polizia. Questa è la stessa si tratta cosa di che applicare le norme. I cimiteri. No, perché non voglio i cimiteri che, non voglio devono che, essere sì, aperti. Ma non voglio che a pagare siano solo i bar e i ristoranti. Ma sì, perché così alla fine della giostra la ferramenta sta aperta fino alle 21, il bar chiude alle 18. Questa è la verità. A parte che io continuo a vedere i bar che sono aperti veramente con l'asporto e col delivery. Chi ha voluto lavorare e continuare a lavorare ha continuato a lavorare. No, questo vabbè, per vabbè, quello che poi con un abbassamento, con una riduzione al 50%, con una riduzione al 50% del lavoro. Io ora parlando di pandemia, devo anche parlare di sanità in generale. E devo parlare di quell'aborto della sanità pubblica. Quella pubblica o quella privata? Quella pubblica. Quella pubblica. Che non è, non do nessunissima colpa ai medici, poveri cristi, agli infermieri, al personale sanitario. Però quando quest'estate pure le pietre sapevano che ci sarebbe stata la seconda ondata, che ci sarà la terza, e poco o nulla si è fatto per potenziare, per esempio, le unità di terapia intensiva. Qui il Covid c'è e uccide, ma stiamo dimenticando, per una cattiva programmazione, una cattiva distribuzione di risorse, le altre patologie. Io faccio l'esempio, con dati alla mano, di una persona affetta da problematiche neurologiche serie, ha avuto una crisi in casa, ha dovuto chiamare il 118, non voleva ricoverarsi. Il 118 ha detto: signora, lei si deve ricoverare, si faccia il segno della croce e venga in ospedale. Giustamente è arrivata in ospedale al pronto soccorso, 12 ore al pronto soccorso senza neanche essere visitata. Si muore di Covid, ma non si deve morire di ictus, di infarto e di tanto altro ancora. Vuol dire che questa è una sanità gestita da un incompetente come Michele Emiliano nella scorsa legislatura, allora quando era assessore alla sanità. Ora è arrivato lo scienziato, lo palco, uomo di scienza. Risultati io non ne ho visti. Dovevo aspettarmi un quid pluris, una miglioria?
Quando abbiamo fatto l'ultima trasmissione? Un mese e mezzo fa, ho risentito le stesse parole. Perché la situazione non cambia. Le stesse cose. No, perché allora, la gente aspetta 12 ore. Io correttamente ho detto. Il primo dell'anno ha aspettato 12 ore. Io correttamente ho detto, come parte politica, correttamente ho detto. Qualcuno in Regione Puglia aveva cominciato, e Taranto ne è un esempio, quello di spostare, e si chiama un tal Fitto, se non vado errato, forse lo conosci bene, che voleva spostare tutto quanto su sanità privata. Un esempio lampante era il San Raffaele a Taranto, sanità privata, poi andata in disuso. E naturalmente, in base a quel piano che poi Vendola si è ritrovato, e purtroppo l'ha dovuto portare avanti. E purtroppo l'ha dovuto portare avanti. Ma 15 anni di Vendola Emiliano sono stati, però non dimentichiamo. Non sto strumentalizzando. Sto cercando. Io sono capace di dire che sbagliano. Sbaglia Emiliano, ha sbagliato Vendola a portare avanti la storia di Fitto. Stiamo parlando di 20 anni fa. Ha sbagliato Vendola a portare avanti il nome. Sai bene che la programmazione. Cioè, ci dobbiamo interessare. Noi dobbiamo presentare il profilo. No, assolutamente, io non so strumentalizzare, è lui che mi rimette. Perché il primo gennaio mi ha chiamato una persona e io ho realizzato l'intervista, che ha aspettato 12 ore, il primo gennaio. Può darsi che tra tre mesi ci rivedremo e parleremo di nuovo dello stesso argomento, ma mica è colpa mia, è colpa dell'inefficienza. Il primo gennaio, se poi se vogliamo dire la sanità non funziona. No, la sanità non funziona assolutamente. E non per colpa, ha fatto 10 anni, Emiliano ha fatto 5, c'è cosa di dobbiamo parlare. E scontiamo i ritardi di quello che... Vabbè, non possiamo andare alle guerre puniche. Scontiamo i ritardi, perché non dimentichiamo che abbiamo tenuto in piedi un San Raffaele per oltre 7 anni. Ma ne stiamo costruendo un altro. Lei è convinto che adesso lo allora lei e secondo e forse te... scusa, forse sarebbe stato bene che Grottaglie, Massafra, Motto non dovevano se avessero unite, avessero fatto casino quando si stavano chiudendo, e lo dovevamo farlo territorialmente tutti quanti. Bravo. Perché per me Taranto capoluogo, anche io senza Covid e senza niente ho portato mia madre una domenica qualsiasi di 4 anni fa in ospedale a Taranto, al Santissima Annunziata di pronto soccorso col 118, e ho tenuto mia madre dalle 5 alle 12 alla mezzanotte sulla barella ancora del 118. E non è una vergogna? Era una vergogna. E cosa è cambiato? Perché ora è ancora peggio. Tant'è vero che io a mezzanotte o un minuto mandai un semplice messaggio al presidente Emiliano e mi fa piacere gli dissi non ti dico il cognome di mia madre perché so che adesso si muoveranno, però ti dico il fatto il giorno dopo stavano qui, stava lui con tutto il direttore sanitario, quindi ora dovrebbe arrivare dopo 12 ore che questa povera crista è stata lì. Se si sono mossi adeguatamente, sa quale sarà il bello o il brutto? Che questa povera crista ora, siccome ha firmato le dimissioni dopo 12 ore se n'è andata disperata. Male. E che doveva crepare lì? Non le hanno dato un bicchiere d'acqua. Ma perché? Scusa, a casa che cosa... Non che ce cosa la faceva più, non aveva neanche un bicchiere d'acqua. Ma le hanno detto, non ti possiamo accompagnare in bagno, mettiti il pannolone. Queste parole vergognose sono state dette. Nel 2021. Cioè, se c'erano problemi e non potevano accompagnare perché è troppo pieno e quant'altro, forse se era necessario mettere il pannolone, si metteva il pannolone. E l'acqua? Non doveva bene? Senti, purtroppo in 12 ore doveva bere l'acqua. Posso dare il mio contributo, perché io credo che anche in termini di sanità dobbiamo dare il nostro contributo, andare a ritroso a quello che è stato. Cioè, io sto dicendo, questa è la situazione. Fitto, Vendola, Emiliano. La situazione attuale, di chi sia la responsabilità. Io ho paura di come Tarantini. Io ho paura di ammalarmi come Tarantini. Ci dobbiamo preoccupare, devi preoccupare tu e mi devo preoccupare io, perché se continuiamo ad assistere a questi episodi
E come facciamo a non preoccupare? Perché come è capitato a tua madre, è capitato a mio figlio, è tutti hanno i genitori. A tanta gente che ha bisogno, purtroppo, e tutti abbiamo bisogno della sanità. E questa convivenza con il Covid poi ha fatto saltare proprio tutti gli altri pulini. Perché a questo punto ci sono patologie importanti che sono lì nascoste e sono sopite. Uno se deve andarsi a fare una attacca, una risonanza, non ci va perché ha paura che sullo esca stesso, di tutto di sullo più. Stesso, sullo stesso meccanismo possa esserci andato uno 5 minuti prima che ha il Covid e si prende il Covid. Quindi alla fine uno dice, vabbè, poi me la faccio e poi me la faccio. Ma ci sono delle patologie che non possono attendere. Ci sono delle patologie che sono latenti. I malati oncologici, per esempio. Che avranno un costo in termini di prevenzione sanitaria incalcolabile. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti. Io ho come mia libertà mentale, mai seguo quello che mi viene detto dall'alto, perché ogni territorio ha le sue problematiche. Certo. E non ci dobbiamo interessare di questa città, di questa provincia, di questo territorio. Hai fatto un riferimento giustissimo. Noi avevamo sale operatorie già aperte a Massaro, e parlo della mia città, che conosco benissimo, dove erano stati investiti. Un ospedale ristrutturato e guardate questo. Non solo con c'erano anche gli attrezzi che erano stati acquistati. Quelle sale operatorie non sono mai entrate in funzione. No, ma questa, noi scontiamo lì la sudditanza con Bari, ce l'abbiamo allora, con qualsiasi colore, la sudditanza della città di Taranto. No, volevo dire, ma non lo dobbiamo permettere più. E chiudiamo la parentesi, e chiudiamo la parentesi sulla sanità. Ma tu che devi stare a fianco a me, io devo stare a fianco a te, perché la politica deve difendere il suo territorio. Una volta per sempre, dobbiamo capire. Io avevo invitato in campagna elettorale alle regionali tutti coloro i quali poi dovevano essere eletti. Io sono stato candidato, è stato eletto nel mio partito Renato Perrini, e lo sto invitando a tenere insieme tutti i consiglieri regionali eletti, perché devono fare gli interessi di questa provincia, devono tutelare la sanità di questa provincia, gli ospedali di questa provincia, devono camminare nella stessa direzione. E se è sbagliato essere sempre soccombenti nei confronti delle altre province, è perché i rappresentanti delle altre province sono molto più coesi. Ecco, no, quando devono fare interessi, il Lecceso e i Baresi non si guarda in faccia a nessuno, vengono prima gli interessi. No, ma sa qual è quella beffa? Ecco perché è un guaio quello, che noi non riusciamo a comprendere, che l'unità della politica deve essere coesa per poter far rispettare soprattutto quando si tratta di amministrazioni locali, ma la sanità soprattutto. L'assurdo sa qual è? Che questa persona che mi ha chiamato vive a Grottaglie e diceva: se fosse stato aperto il pronto soccorso, io sarei arrivato in 5 minuti. Se andiamo al Santissimo Annunzio, c'è l'inferno al pronto soccorso. Non per colpa dei medici, né per colpa degli infermieri. Sono i più esposti. Perché poi purtroppo tanti delinquenti trovano i disservizi e aggrediscono questi poveri, questi eroi. Io dico, i medici sono gli eroi. E poi siamo andati a finire a Striscia la Notizia per episodi che sono capitati, che magari per l'inefficienza di un sistema interno di non controllo ci ha fatto apparire come sempre altro che il capitale della cultura. Se noi se andiamo a finire sui giornali per quel tipo di inefficienza, e lì devi ascoltare il grido di dolore delle persone che hanno vissuto quelle situazioni. E molto probabilmente tanta gente che lavora all'interno di quell'ospedale che non sa neanche di che cosa si sta parlando, perché hanno lavorato solo seriamente. Ecco, bene. Allora, ora abbiamo parlato di un territorio, quello tarantino, abbiamo detto, evidentemente non viene adeguatamente rappresentato, nel senso che è un territorio che Taranto è la Cenerentola, è la sorellina povera, mettiamola così, donde la necessità, no, di unire le forze a prescindere dai colori politici, unire i vari rappresentanti istituzionali. E Taranto però ha un pezzo grosso, un rappresentante apicale a livello governativo. Parliamo del senatore Mario Turco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, non uno qualunque, la carica più alta nella storia a livello governativo che Taranto abbia mai avuto. Varie misure, le misure del CISI, le misure del cantiere Taranto, ben vengano, per carità di Dio, però esiste un problema grosso
che si chiama Ex Ilva. E veniamo al secondo tema della puntata. Il governo agisce fregandosene completamente degli enti locali, scavalcandoli a piè pari. Il sindaco alza la voce, è giusto. Io però nel sindaco alzerei la voce e farei anche le ordinanze di chiusura, perché alzare la voce non serve. E il presidente Emiliano, come al solito, fa il doppio gioco, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Una volta si definisce, si attacca il governo per questo, poi plaude a Conte. Ricci, una Taranto che per causa dell'Ilva, di questa situazione, e non è solo un marchio negativo, ma purtroppo è un'effettività, Taranto che porta un marchio, porta un aspetto negativo, perché poi immagino, la mia, come tutti sanno, è una posizione, lo dico apertamente, per me l'Ilva andrebbe chiusa senza misericordia, senza se, senza ma senza toccare un posto di lavoro. Allora, quando io penso al mare, al turismo, all'agricoltura, io penso ai ristoratori e dico, ma se abbiamo un governo che ci ha condannato a tutti gli effetti, ha condannato Taranto, ha detto Taranto si deve tenere l'Ilva, e quelle che sono le misure che ci saranno sono misure molto approssimative, perché per esempio non è stato reso noto un piano industriale, si è detto che si deve ritornare agli 8 milioni di tonnellate, si è detto che si deve arrivare all'occupazione piena, poi si dice no, ma poi vedremo, fino al 2025 ci saranno almeno 3.000 cassi integrati. Ricci, voi che operate in questo settore, penso che siate anche qui i primi a subire questo marchio, perché se da un lato è giusto quello che si sta facendo ed è giusto promuovere Taranto come capitale della cultura, perché certamente Taranto ha tante risorse e merita, innanzitutto dal punto di vista storico, dal punto di vista del patrimonio archeologico, però tutto questo poi, Ricci, ha un marchio, è come se tu ti lavi, ti profumi e poi ti getti nel fango. Vero, e questo fango ce l'hai sempre addosso. Io immagino il ristorante di Ricci, il ristorante di Pinco Pallino, il ristorante di Caio, di Sempronio, in una città che pullula di turisti, senza quel mostro. Esatto, quello che potrebbe essere Taranto potrebbe essere la perla del Mediterraneo. Sinceramente, io confido, non sono un politico, grazie a Dio, io confido nei politici che abbiamo, che dopo tanti anni di presa in giro magari questo possa cambiare. Io non posso permettermi, io di... non ci credo più. Noi purtroppo possiamo sperare, non possiamo di speranza non credere, disperato muove. Io ti dico, sicuramente dal punto di vista non soltanto della ristorazione, no, proprio in generale della città, se l'Ilva chiudesse e ci fosse qualcosa di diverso al posto dell'Ilva, sicuramente Taranto diverrebbe un qualcosa di pazzesco. Che si chiude è normale, non è un interruttore che si chiude la giornata, ci vuole un piano, si programma. È ovvio, si programma, e quello che possiamo augurarci alla fine, credo, chi non vorrebbe la chiusura dell'Ilva, voglio dire, io parlo da papà, no, ho un figlio, quindi nessuna forza politica la vuole, quindi credo neanche i Verdi la vogliono, perché poi i Verdi si alleano col PD e si alleano con Emiliano, quindi bugie che vogliono la chiusura dell'Ilva. Che dire, io posso soltanto confidare, ecco, tu hai parlato del senatore Turco, io posso confidare in un'alta carica istituzionale come lui, che possa magari dare una svolta. Si è visto come ci rappresenta, che ci piovono le decisioni sull'Ilva, e lui parla di altro, parla del Cissi. Su questo devo dare atto, Cotugno, io in tante situazioni mi trovo in posizione di divergenza, anche di scontro dialettico tra virgolette con il sindaco, però il sindaco ha detto una cosa giusta e penso che noi siamo stati completamente scavalcati, vero, però ho anche detto che parimenti, quando l'Ilva o l'Ex Ilva, chiamatela come volete, ArcelorMittal inquina, alle parole devono subentrare i fatti, devono subentrare i provvedimenti. Dire il governo ci bypassa, dare l'ultimatum all'Ilva e poi non basta, deve esserci qualcosa di incisivo. I drappi neri sotto le colonne doriche ben vengano, e mi fa piacere che siano stati tutti, tanti sindaci, no, a prescindere dal colore politico, lì sotto, però poi questa è una città che viene scavalcata, e a maggior ragione se c'è un senatore di un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tarantino.
Faccio riferimento ai tanti sindaci col drappo nero. Vorrei che qualcuno si leggesse sui 10.500 e quanti siano i tarantini e quanti che lavorano in Ilva attualmente, in totale della forza sì. lavoro dell'Ilva, quanti sono i tarantini e quanti quelli della provincia di Taranto. Ma Massafra, quanti li avete? Quante famiglie? Sono... No, dico, non è che dobbiamo fare la guerra, cioè, no, tra poveri, assolutamente. Cioè, sto dicendo, stiamo parlando di 10.000 famiglie su una, grosso, no? Su una struttura oltre l'indotto. 3.000 dunque, sono stati parcheggiati in cassa integrazione da perenne, si alternano, sì, ma stanno per sempre per noi là. Continuano a essere a carico di questa città. Quant'altro. Allora, giusto e naturale che qualcuno dica che cosa ne dobbiamo fare, siamo stati scavalcati, siamo stati, però purtroppo sulla questione Ilva penso che sono 10-15 anni che andremo avanti completamente scavalcati fino al 2050. Bisogna invece pensare a fare buona visione di questa Taranto e di tutto quanto il suo circondario, facendo sì che non siamo noi a invitare la gente, il turista a non venire. No. Facendo sì. Ma non dobbiamo mettere la polvere sotto noi, il tappeto. Ma assolutamente, la polvere sotto il tappeto la mettevano a Città Vecchia, così si utilizzava la pulotazza, le chiamavano. Non siamo di questo tipo. Però non dobbiamo neanche fomentare, perché purtroppo i social sono come anche si chiamavano, giusto per sdrammatizzare, la pulatazza le chiamavano, perché mi piacciono queste, sì. Però siccome Taranto non è fatta di pulatazza, ma Taranto sta provando a risorgere dopo un evento storico che si chiama Ilva Taranto, che l'hanno imposta su volere sempre di sudditanza barese e la stanno imponendo di nuovo. E no, continua quella storia, perché quella storia non è risolta, cioè, cambia di perché pupazzi, il problema che Bagnoli è sempre quella. Non è che dici che abbiamo risolto il problema della zona di Napoli per lavoro e tutto qua. Bagnoli è chiusa, non sono state fatte le bonifiche, non è stato fatto e devono essere e si sono persi 5.000 posti di lavoro. Ma la Whirlpool si è chiusa, ma si perdono 400 posti di lavoro a Napoli, dico, e nessuno li pensa. E Di Maio è quindi di conseguenza della... vabbè, se no. C'è Di Maio è alleato vostro, non se, alleato per que- se per questo Di Maio era alleato col centro-destra, era alleato della Lega, no, con noi non è stato mai per piacere, Fratelli d'Italia non stava nel governo, giallo-verde. Mi devo ricordare come sono andate le cose alle europee a Taranto e quant'altro, dove Ma andiamo alla questione Ilva, senza che andiamo... No, andate alla questione Ilva, era già che sto parlando di europei 2 anni fa, non è che sto parlando da tanti anni fa, in piena fase di governo giallo-verde, diciamo così poi non si offende più, quindi c'è solo un ritorno a casa di Salvini all'interno del centro-destra, era sfuggito, folgorato sulla via di Damasco, va bene, fa niente. Con un presidente Conte, dicevo, non posso rispondere, no, con il presidente Conte che è il vostro presidente, Turco, che prima sta chiudeva i porti bene, e poi li apriva, sta facendo e li bene a chiudere tutto quel lavoro che le amministrazioni comunali di Taranto, e parlo di Stefano 1 e Stefano 2 compreso adesso il pezzo Melucci, hanno fatto nei 10 anni di purtroppo silenzio a causa della situazione di Taranto. Perché vorrei ricordare a qualcuno, a cominciare da Turco, che le 73 schede CIS sono state presentate al governo italiano a marzo 2017, perché solo allora abbiamo potuto riquantificare e fare un conteggio di quello che serviva a questa città, per metterla in progressione e far sì che trovassimo un governo amico, e finalmente il governo amico è arrivato, che ci dia quei 400 milioni. Ma è amico questo governo?
un governo amico di questa città per quanto riguarda quei finanziamenti. Se cioè, un governo che impone l'ILVA senza sentire gli enti locali. No, senza sentire gli enti locali. Senti, posso fare un esempio? Il sindaco. Allora, tanto per cominciare, siccome tu hai sindaco di centro-sinistra, stavi parlando di turismo e stavi parlando di gente che scappa. Tanto per cominciare, vorrei che tu ti andassi a leggere i dati del Castello Aragonese, quanta gente di fuori arriva. Melucci ha detto che il governo non rispetta Taranto. Sai qual è la critica a noi tarantini della gente che viene da fuori il 15 agosto? Non sanno dove andare a mangiare. I turisti, e non c'era il Covid. In che senso? Non c'era il Covid. Locali chiusi. Beh, vabbè. Io ho aperto H24. Non mi dire il singolo. Io ti parlo della città. È normale. Della io città. Condivido ciò che lei sta dicendo. Dammi più, ti prego. Condivido ciò che stai dicendo. Purtroppo, se la città ancora mentalmente non è predisposta al turismo, è ovvio che tutto l'apparato commerciale fa difficoltà. Non possiamo dire che non ci sono. Allora io, attenzione, mi sono già espresso favorevolmente a questa amministrazione comunale riguardo ad alcune cose. Sotto il punto di vista, non era te la risposta, era lui. I turisti vengono. Dobbiamo creargli l'accoglienza giusta. Volevo ricordare soltanto una cosa. Parlo di quel breve periodo che ho fatto l'assessore al Comune di Tano del Patrimonio. Io ho avuto grossi problemi con qualche commerciante del borgo quando feci il primo bando per l'assegnazione dei locali a Città Vecchia, perché qualcuno all'epoca arrivarono in contemporanea, arrivò la prima nave turistica di quelle che ormai vengono, si fanno la visita di una giornata, non di più, le 6 ore, le 8 ore, però stanno sul territorio e spendono sul territorio, perché volevano che in Città Vecchia si facessero solo vetrine con insegna rivolgetevi al borgo, e il punto di incontro doveva essere Porta dell'Arsenale e non Piazza Castello. Cioè, la cosa più assurda, se io devo mettere un patrimonio culturale, la devo portare al centro della città dove sto provando a investire. Sto sbagliando? No, su questo io ti do ragione, e ti dirò anche una cosa in più, che questo accade perché nelle associazioni di categoria non c'è rappresentanza, ognuno ragiona per il proprio, perché non ci sono delle figure rappresentative. Quindi, la prova è che tra le organizzazioni di categoria, invece di unirsi, c'è la guerra, c'è la gelosia. Come tra le associazioni normali, tra le associazioni animaliste, tra le associazioni ambientaliste, io parlo da ex presidente di categoria, così come il cuore è andato a fottersi quando mi dissero dall'infopoint nostro che erano state, quando c'era la cosa, purtroppo i vari morti Ilva, le varie stazioni sui social, a Taranto si muove, si muore, cosa. Vabbè, ma non dobbiamo dirlo che a Taranto si muore, sì, vabbè, e si deve denunciare per non far morire. Forse continuano ad essere chiari, però quando 10-12 bus di ragazzi dell'ultimo anno delle superiori devono venire a Taranto a occupare alberghi, ristorazione e quant'altro, e i genitori dicono: no, scusa, abbiamo letto che a Taranto si muore, noi i nostri figli a Taranto li mandiamo, il problema è che il marketing territoriale, noi abbiamo la necessità di dover fare parallelamente, per me il problema facciamo la guerra all'Ilva, ma non facciamo un marketing territoriale contro la possibilità di sviluppo di Taranto, certo, ma la possibilità di sviluppo Taranto si sviluppa, no, se togli il dente marcio, torniamo al discorso di prima, dobbiamo smetterla di parlare. Ilva si deve chiudere, continuiamo a dire che fabbrica di è così, è la verità. Ma cerchiamo di pubblicizzarla meglio e cerchiamo di pubblicizzare più le cose migliori. Per far sì che domani non dobbiamo trovarsi 10.000 persone in mezzo alla strada, anzi 20.000, e il problema
No, lui che fa il ristoratore ce ne allora, lo stesso allora, scusate, perché se facciamo scappare le persone che possono venire, scusi, ecco, scusi, da lui chi deve Cotugno, andare? Cotugno. Scusami se ti Cotugno, stiamo parlando dell'Ilva, che è una realtà economicamente in perdita perenne per lo Stato. Lo Stato si sta caricando questa croce rimettendoci la stessa cosa dell'Alitalia. Quando si tende a statalizzare con un'azienda perennemente in perdita, allora a questo punto io dico, se tu azienda sei in perdita, Ricci ha una ristorazione, ha una pizzeria, se Ricci ogni sera chiudesse la sala cinesca e la prima sera, la seconda sera, la sera sera, la terza sera, il primo anno, il secondo anno, il decimo anno, Ricci penso che a un certo punto chiuderebbe la sala cinesca, la sigillerebbe e direbbe io vado a cambio mestiere, faccio altro, no? Che è un, ma qualsiasi imprenditore. Allora a questo punto ostinarsi, accanirsi sul tenere in piedi una realtà che poi alla fine, secondo me, andrà alla fine della giostra, sarà il mercato a condannarla, non i giudici. Luigi, però sai benissimo che non è un discorso legato a questo aspetto. No, il discorso no, no. È a livello economico, sì, internazionale. Pinoli, io sono partito da un presupposto. No, che, no, io ti... No, che io il governo... No, no, noi che, ci siamo sempre ritrovati... Su a, questo no. A dire determinate cose. Sì, su questo cose, io sono la mia posizione. La tua posizione è legittima dal punto di vista umano e di difesa del territorio sic te simpliciter. Nel momento in cui purtroppo andiamo a parlare di quote di mercato, che di questo si parla, dell'acciaio, il sistema economico mondiale ha obbligato lo Stato italiano a tenere un comportamento di sudditanza nei confronti di questo sistema. Per cui lì dove noi andiamo a dire che, ed è quello che hanno raccontato purtroppo gli amici dei 5 Stelle, che vabbè, si poteva chiudere, loro hanno vinto le elezioni facendo il parco acquatico, raccontando l'impossibile, no? Ed è quella, salvo poi darla agli indiani, la scelta più sbagliata che si possa allora fare. Ecco perché ci ho tenuto a ribadire che io non sarei mai, non siamo entrati nel governo e non saremmo mai entrati, perché in una dura direzione nazionale io per primo ho votato contro l'entrata in quel tipo di governo, perché quando si difende il territorio bisogna avere anche il coraggio di dire no a quel tipo di governo, perché non si può capire il voto degli elettori nel momento in cui si vanno a raccontare delle favole di chiusura, di una reindustrializzazione che non poteva mai avvenire, lo si sapeva, perché poi quando si fa il governo si vedono le cose in una maniera completamente diversa. Per cui oggi dire e venire a Taranto, così come ha fatto il nostro Presidente del Consiglio, sedersi su un tavolo e far finta di trovare delle persone che hanno ancora l'anello al naso qui a Taranto. Qui a Taranto non ne stanno persone che hanno l'anello al naso ancora. Non si può venire nessuno a prenderci in giro in quella maniera e a dire voi mi dovete dire qual è la soluzione, io non la ho. Tu sei il Presidente del Consiglio dei Ministri e vieni in questa città, nella fabbrica più grossa, no, ma da quella data è passato un anno. E certo che è passato un anno. E la soluzione ma è passato un anno trovata. Dove è venuto anche il tuo governatore a dire che lì si sentiva a casa. Appunto. Cioè, sì, sì. La confusione mentale nella quale si vive nei confronti dell'Ilva è totale in questa sentirsi città. Sentirsi a casa. Ecco perché è assurdo quello che ci fanno vivere in questa provincia. Poi non possiamo confondere, io purtroppo ho 30 anni, avvocato, e conosco benissimo quelle che sono le problematiche anche dal punto di vista commerciale. Ci sono ancora delle commesse che non sono state pagate. L'ex Ilva e l'amministrazione precedente è ancora lì, e io ho clienti che ancora devono prendere, si sono inseriti in quel passivo e ancora devono prendere soldi e prestazioni che hanno effettuato, ma stiamo parlando di prestazioni datate. Non possiamo far finta come quelli del fallimento del comune di Taranto, che ancora adesso stiamo pagando. Questa è purtroppo la realtà di questo territorio. Per cui quando andiamo a parlare a parlare alla nostra gente, a persone che oggi vivono anche dei problemi di salute, dobbiamo essere. Io ti ho sempre difeso quando tu parli col cuore, ma io sono dei tanti figli di questa terra, certo, che ha perso un padre di cancro. Sono uno dei tanti. Ma non sei l'unico, perché. No, sono uno dei tanti. Purtroppo, purtroppo io sono responsabile per fare politica. Si chiama anche Enni.
si chiama pure amianto arsenale. Amianto, certo. Cioè, ma nascosto dal 53 in questa città. L'amianto che provoca l'asbestosi, la fibrosi polmonare, e chi lo nica? Ma questo che ti sto dicendo. E che dica chi lavora in arsenale deve essere condannato a morte. E quante famiglie lavavano... sbattevano le tute dei mariti a casa con la polverina di amianto. No, ma non è che dobbiamo fare la... Fra gli anni 60 e gli anni 80, questa città, quando l'Ilva ha portato il benessere economico... adesso ci si avvelenava e poi si dice è morto. Oggi dobbiamo abbiamo il dovere di dare delle risposte. Però quello che io voglio, io sono d'accordo nel senso che oggi lo sviluppo di questo territorio non può essere noi abbiamo una risorsa che si chiama, che non è mai stata sfruttata, però poi già che si chiama retroportualità, ma il distipa, le potenzialità del porto, ma noi ce le potremmo veramente, ecco, finalmente ho sentito riparlare ad esempio grazie all'assessore Pentassoglia, che naturalmente con l'assessorato all'agricoltura adesso ha riportato un vecchio progetto per cui io e lui andammo da Emiliano nel 2014, l'aeroporto cargo di grottaglie per il Il turismo come si fa senza voli civili? Ci vuole, bastano anche i voli charter per fare turismo. Iniziamo in che è uscita. Tanto l'aeroporto di Grottaglie, la flotta di Grottaglie Taranto, adesso tornerà a fare vita civile, visto i problemi che sta avendo la Leonardo e quindi la Boeing. La Boeing purtroppo le commesse le ha finite, non il problema è sempre quello che Bari e non ha più interesse, farà dei salti mortali, allora, pur di non aprire voli civili, il nostro agroalimentare dove va a imbarcare per far volare i nostri agrumi, tutto quanto il tessuto agroalimentare, ma si ricade tutti sugli ad Ancona. Abbiamo la possibilità di farli partire da Taranto. Purtroppo i nostri agrumi dobbiamo in questo periodo stanno tutti sugli alberi. Dobbiamo un po' stringere. Abbiamo detto, e andiamo all'ultimo tema della serata, abbiamo parlato di Taranto, candidata alla capitale della cultura. È certamente un aspetto positivo, perché giustamente non dobbiamo essere sempre la città dei veleni, la città della morte e quant'altro, quindi ben vengano queste iniziative, ben venga a valorizzare il territorio, ben venga a attirare, no, attraverso queste iniziative il turismo, avvicinare a noi altri nostri connazionali e anche cittadini, persone provenienti dall'estero. Però capitale della cultura vuol dire anche crescita culturale, crescita mentale. Ci sono ancora delle sacche particolari a Taranto. Purtroppo ogni città ha le sue piaghe, ha le sue zone ad alto rischio. C'è certamente un problema sociale che poi genera delle mostruosità come quelle che abbiamo visto in occasione del Capodanno. I frigoriferi gettati dalle finestre, la scena del bambino l'abbiamo vista tutta. Però scusatemi, ora una riflessione che io faccio a testa alta. A voce alta, volevo dire, e anche a testa alta, consentitemelo, ma le forze dell'ordine, detto tra noi, non sapevano quello che accade ogni santo Capodanno in via Petrarca? Allora io sinceramente avrei presidiato quella zona, perché era sicuro come la mattina che sorge il sole e la sera che tramonta, che in quella zona determinati soggetti fanno di tutto e di più. Ma questo non per discriminare quella zona, ma perché purtroppo quella zona è rovinata da certe persone. Poi ci sono tantissime persone per bene in via Petrarca. Allora tu devi intervenire in quella zona. Ma questa è una riflessione, giusto così. Allora io dico, ecco, vengo alla domanda. Una Taranto capitale della cultura è vero, ben venga. Però il territorio, la città, la mentalità deve anche crescere. Soprattutto io devo esserti sincero, perché io non posso vedere i monopattini che vengono presi e buttati chissà dove. Dice tanto il c'è meno futta a me, tanto vengono a recuperare, tanto per dirne una. Sicuramente quello che io ho già detto prima è la mentalità che deve cambiare, anzi io mi c'è una capitale della cultura
con una città che cresce pari 20. Io in questo momento mi sento di fare un plauso alla Polizia di Stato che ha demolito in poche ore quegli atti che tu hai descritto. Però se l'avesse fatto prima sarebbe locale, perché hanno fatto però Cotugno, lei non sa che in quella zona accade di tutto di più? E lo sa la polizia locale, lo sa la questura, lo sa i carabinieri, e lo sanno pure magari c'era una speranza che quest'anno si sarebbe andato diversamente, però purtroppo comunque non è soltanto un discorso di quanta gente dovrebbe stare in giro per In quella zona, perché in quella zona due o tre quelle zone a rischio, quelle cose calde. Lì sono state quelle è quello che abbiamo visto a Tramontone, ma bene o male si sa altre parti del si sa quali sono le pecore zoppe, anche le persone le per bene, bene che si dicono persone quello, per bene che ci siamo detti prima e che sottolineava prima è che noi comunque nel momento in cui si accendono questi episodi diventano subito episodi di carattere, li facciamo diventare virali. Perché ti dico questo? Perché non riusciamo ad accendere l'attenzione nei confronti delle nostre bellezze. Però un frigorifero che vola dalla finestra non credo che sia giustificato. I gesti che non sono giustificabili, attenzione, io non sto parlando, ma credo che questi gesti, purtroppo, ahimè, esistono in alcune parti, in alcuni territori, non parliamo solamente di però quando succedono in questi territori ovviamente hanno un risalto, forse anche perché stiamo partecipando a questa scommessa su Taranto città della scommessa cultura. Che speriamo di vincere. Si accende, sì, però si accende questa lampadina, no? Forse proprio perché ci siamo affacciati a presentare la nostra città candidata, perché c'ha tutte le caratteristiche. Stiamo parlando di una città che è la unica, capitale della Magna Grecia, più di quello. Essendo capitale della Magna Grecia, mi insegni che abbiamo delle ricchezze che molti ci invidiano e soprattutto abbiamo una posizione geografica invidiabile come una città che è una delle più belle, unica perché e non perché la mia città è una delle città che come caratteristica e come storia non è seconda a nessuno. Purtroppo hai ragione tu, occorrerebbe di pari passo una crescita anche culturale di questa città. Ecco perché io quando vado agli incontri mi piace sempre parlare in positivo della nostra città, cercare di dare un indirizzo di responsabilità a chi ha un ruolo pubblico istituzionale, come lo hai tu, come lo abbiamo noi, come chi ha la possibilità, no, di veicolare un messaggio, caro Luigi. Per cui, se noi vogliamo vincere questa scommessa, dobbiamo guardare a chi l'ha vinta prima. Prima l'ha vinta Matera. Io conosco benissimo la storia di Matera e come Matera è arrivata a quel risultato. Un risultato che dal punto di vista economico ha trasformato un'intera regione. Per cui noi non ci rendiamo conto quali potrebbero essere le ricadute in termini economici per la nostra città. Bisognerebbe essere uniti in questo percorso a rappresentare le positività di questa città, non nascondendo il problema IVA che è impossibile nascondere, ma gestendo il problema IVA nella maniera più corretta possibile. E lì dovremmo avere tutti una sola voce, per cui non dovremmo permettere a nessuno di venire nella nostra città a raccontare delle cose irrealizzabili. Bene, siamo in conclusione. Per esempio, in quest'ottica lancio un'idea e la lancerò al sindaco, ma non è solo al sindaco, è proprio alla regione, ai nostri parlamentari tarantini, ma quelli non esistono, non so se esistono, se ci sono. Cotugno, i parlamentari. Parlamentari dei 5 Stelle? No, ci sono parlamentari tarantini, solo che uno l'hanno eletto loro a Modena. Uno è eletto in 5 Stelle. La De Giorgi è tarantina. Sì, per questo pure. E l'Ermellino è di Crispiano, quindi sì, Taranto. Ma pure la Labriola è tarantina. Sì. Eletto con 5 Stelle la del Porto Italia. È eletta al nord. Cioè, questi sono i materiali tarantini. Ora, al di là delle battute, non abbiamo parlamentari tarantini. Questa è la verità. Turco Mosseo.
il turco e danno e taranto. No, non abbiamo proprio della però siamo stati bravi anche in questo. Però dico, al di là di questo, sarebbe una bella idea che lancerò. Matera è stata per 2 anni, ha ospitato il Capodanno, non ricordo se sulla Rai o su Mediaset, no, sulla Rai. Poi è stata la volta di Potenza, prima ancora su Mediaset c'è stata Bari. Beh, io penso che se si vuole dare un po' di ristoro a Taranto e far capire che Taranto, a prescindere se sarà o non sarà capitale della, sarà eletta, nominata capitale della cultura, ma a prescindere da questo, credo che un'occasione del genere possa essere una vetrina nazionale eccellente, eccezionale. Ma qualsiasi cosa può e se l'ha avuta 2 volte Matera, viva Dio, una volta a Taranto la potete dare. Non è pure, certo, no? Solo il Capodanno. No, sto dicendo. Però noi ce ne troviamo pure con una città si lamenta che passa il Giro d'Italia attraverso la città. No, vabbè, quello no. Dobbiamo volare. Non è che si lamenta. Non riusciamo a volare noi. No, vabbè. Perché la prova fatta due anni fa. Discorso di mentalità. Anche per il Capodanno. Cioè, il Capodanno fatto a Piazza Maria Immacolata. E c'era, non è che ha sortito il grande movimento, ma non era, ma non era, non c'era chissà chi, vabbè, era di richiamo, ma non c'era, ma perché fu paragonato non c'era di Bari, l'organizzazione attorno. Io voglio chiudere solamente, ma al di là di quello, dico, la vetrina nazionale, Luigi, permettimi di chiudere con una riflessione. Noi dobbiamo cercare di volare un attimino più alto e guardare a come Matera è riuscita a diventare capitale della cultura. C'è stato un progetto costruito, ben costruito, che ha parlato di storia, che ha parlato di tradizione e che ha parlato di come è possibile andare a presentare questo tipo di discorso anche a livello europeo. Quindi dovremmo mettere insieme le forze buone di questa città, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico, per rappresentare un progetto che possa essere effettivamente accolto anche nelle stanze in cui si decide. Bene. E allora, una bella puntata, posizioni diverse, talvolta anche diametralmente opposte, però alla fine siamo arrivati, no? Come dire, a un minimo comune denominatore, che è quello che Taranto venga apprezzata per quello che è. Poi le pecore nere ci sono, per carità, ma in ogni settore ci sono, nessuno è perfetto. Ringraziamo l'imprenditore Tiziano Ricci. Grazie a voi. Ringraziamo il consigliere comunale di Taranto, Mimmo Cotugno. Ringraziamo l'avvocato Gian Domenico Pilolli, coordinatore provinciale di Taranto di Fratelli d'Italia. L'appuntamento con Polifemo per venerdì prossimo. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.